fronte studentesco che dice no al decreto Gelmini di riforma universitaria scende in piazza anche ad Ancona nelle ore in cui a Roma si decide per la fiducia al governo e la protesta che si svolge sotto la forte nevicata blocca a singhiozzo le strade del centro del capoluogo, dove la viabilità si fa subito difficile. Al freddo, sotto i fiocchi di neve, via via più fitti e scortati dalla polizia, gli studenti sfilano pacificamente, compatti e ben organizzati, con striscioni, musica e qualche fumogeno. Sono più di 400. Ci sono i ragazzi dei licei Savoia e Galilei e del Beni in Casa che dalle 9 del mattino hanno bloccato via Vecchini. Dopo le 10 il punto di confluenza con gli studenti, dottorandi e ricercatori universitari è a Villa Rei, davanti alla facoltà di economia. Poi la discesa verso piazza Cavour, fino davanti al palazzo comunale. Il corteo si è poi spostato in corso Stamira, fino al rettorato. Quando il potere gioca, la cultura trema e no al DDL Gelmini. Queste le scritte che si leggono negli striscioni. Intanto una delegazione studentesca è salita in rettorato, dove resterà aspettando l'esito della discussione parlamentare.